No, che sì, poi di allargarci anche un po' la casa perché fa Sì, strano. ecco, allarghiamocela, mettiamo un po' di torce dappertutto perché non si vede niente di notte in casa nostra. Aspetta, devo farmi. Ok, così, poi aspetta. Poi vi facciamo vedere il trucco della polvere d'osso sulle piantine. Sì, vabbè. Osservate la velocità stratosferica. Suona il telefono a casa di Wolf. Fine, lo sai. Sì. Usa le torce A32 prima. Finiamo quelle. Sì, ah, ok. Prima quelle. Così, così, ottimo. Bravo Ti bambino. consiglio anche, vabbè, no, niente mangiare, tanto non serve un cazzo mangiare. Non è che ti permette di recuperare la vita. No, cosa dici mai? Sì, vabbè, poi per ora le mettiamo qua, poi vediamo. No, perché adesso poi aspetta. Ah già, è vero, intanto che aspettiamo laghiamo la casa, intanto che aspettiamo che si faccia. Giusto, piccone di pietra. Aspetta, vediamo il posto della terra. Ottimo. Adesso sono. Aspetta, lo facciamo una cosa. Così va avanti di 1, 2, 3, perfetto. Quindi scaviamo qua più o meno. Adesso ho sbagliato. Vabbè, poi casomai possiamo spostarlo all'entrare, ecco, infatti. Hai fatto una vaccata. Allora, no, aspetta, mettiamo. Non farlo all'italiana questo, che sennò poi si vede. Ciccio che magari entrano i mostri dalla miniera. Sì, vabbè, ogni tanto va a caso. Ok, così, quindi direi di saltare un altro. Ok. Uno. Ok, perfetto. Sto sperando che adesso non si allaghi ancora di più, perché sennò va rapido. Ok, allora facciamo. Allora, aspetta, la larghezza di questo qua è 1, 2, 3 cubetti e questo qua è largo 1, 2, manca un cubetto. Ok. Adesso direi di togliere, ecco, quel pezzo lì che dà un fastidio e un orrore. Orrori grammaticali. Sembra la mia prof di italiano che ci ha fatto iniziare con loro perché gli fanno. Che dice così almeno avete la stessa paura che ho io quando vi correggo i vostri compiti. Allora, beh, insomma, diciamo qualcosa perché. Anzi, ecco, giusto, a proposito di dire qualcosa, io avevo qua un super elenco di oggetti, cose da No, dire. adesso è vero, adesso poi prossimamente vi faremo conoscere quello che ci scrive le battute. Sì, non le scrive tutte lui. Comunque, vabbè, poi vi spiegheremo secondo noi cosa vuol dire prendere le cose sotto gamba, Wolf, credo che lo sappia già. E magari nei prossimi video, vi anticipiamo, vi faremo sentire. Secondo Google Translate, come si pronuncia la legge uguale per tutti? Che come tutti sappiamo, naturalmente si scrive con le V al posto dell'U in italiano correggiuto. E già che Molto ci siamo, vorrei anticiparvi una cosa che probabilmente diremo fra un po', tipo come è nato il mio nome, perché Jacopo Mi può essere un nome molto insolito. Qualcuno potrebbe pensare, boh, è un fanatico della Wii, e dato che gli avatar della Wii si chiamano Mi, potrebbe pensare. Invece no. Voi dovete sapere che c'era mia nonna che sta facendo la pasta asciutta. E praticamente ha detto: "Mi Jacopo, basta con sto computer, è pronto!" E da lì Jacopo mi Jacopo, Jacopo mi. Potete benissimo capire che le nostre battute sono squallide. a livello di quelli di Berlusconi. No, Ecco. perché Sta giustamente. porta qui fa proprio schifo. No, ha senso. Proprio schifo. Va bene così, senti. Poi nella prossima puntata ci penso io a fare una casa esteticamente più gradevole. Ok, a me piace. No, la prossima volta riempiamo tutto di cubetti, cioè fino al livello della porta, Vabbè, in modo che perfetto. sia a livello del muro, facciamo l'entrata da qua e facciamo l'entrata alla casa, la spostiamo tutta più a destra per allargarci la porta della miniera. Poi vi spieghiamo tutti i progetti. So che può sembrare un casino, ma la prossima volta la faccio io la Ma casa. lo è un casino, sai? Prossima volta ci penso io a farla a casa. Per l'evenienza speciale, per far primo, useremo un piccone di ferro, mi raccomando. E rompiamo tutto con la spada di ferro, già che ci siamo, che è molto utile per rompere i cubetti. E poi Cosa? non ti dai i pezzi. No! Ma va, ma Wolf, ma noi cosa serve avere i pietriscavi?
Ci può sempre servire. Facciamo una cassa piena di pietrisco e basta. Che adesso io. Ah, no, aspetta, facciamo una cosa. Adesso stavo pensando. So come renderla esteticamente più gradevole, sì, perché sei caduta, fa niente. Praticamente qua, questa qua sarà la stanza dove dormiremo, che è più lontana rispetto all'entrata. Giusto, e l'entrata mettiamo la roba. Sì, no, all'entrata mettiamo lì una cassa e. Ma adesso vabbè, poi quella lì vediamo, per quella cosa lì vediamo. No, io direi che qua facciamo la cassaforte in cui mettiamo tutte le casse con dentro la roba. Voi vi siete mai domandati perché si chiama cassaforte? Perché praticamente è una cassa che è forte, infatti quando si incazza ti tira un pugno. Fa pena, lo sai. E praticamente la cassaforte è una forte cassa, cioè forte cassa. Che bello! Osservare gli Un slime, creeper. no, non slime, era un creeper. Ci sono degli zombie. No, aspetta, qua davanti c'è ferro. Sì, ma non andiamo fino, vabbè. Sì, ne andiamo. Ti consiglio di scavare con le X-ray, che poi ci siamo. Che fa più comodo. Andiamo. Allora, io direi di mettere almeno una torcetta, perché io non ci sto. Ah, bravo, ecco, la visuale notturna. Ok, adesso ci siamo. Il ferro in realtà non serve un cazzo, però vabbè. Giusto, quello X-ray. Allora, scenderti. Adesso magari cadiamo nella lava. Allora, ciao, ecco. Oh, aspetta, Quando invece. riusciamo più a risalire mi incazzo. No, tranquillo, tranquillo. Fidati di me. No, è questo il punto. Sai che questa frase qua la diceva il grande, lo salutiamo, era Bruno Pizzul. Ogni volta che diceva che l'Italia stava per vincere il mondiale e non ha mai vinto. Caressa ha fatto una volta il mondiale e l'ha vinto, quindi. Ok. Non di ferro. Pietra. Come fai a sapere? Ah, giusto. A me piace troppo correre con l'X-ray modo attiva. Poi Adesso non ci serve più. andiamo a prendere un po' di ossidiana, anzi la facciamo. Facciamo un lago di lava accanto a casa nostra, magari c'è nella piantagione. E La nostra ci versi dentro tutta piantagione di l'acqua. marijuana. Voi vi siete mai domandati come si può fare a togliere tutta la lava invece di coprirla come stiamo facendo stupidamente noi? Basta semplicemente versarci dentro tanta acqua e diventa Il problema è ossidiana. trovare l'acqua. Vabbè, bisogna avere una fonte d'acqua vicina. Stoppati. Ok, lì c'è del carbone. Se cadiamo in basso per colpa di Wolf, quando scaviamo la casa e l'allarghiamo perché troviamo un buco e la Madonna ha scavato da lui, mi arrabbio. Buttati che è morbido. Ma no, qua è veramente morbido. Non è una battuta. O vuoi fare. Scusa, se tu vuoi far. Adesso scende la lava. Ecco, sta attento perché potrebbe benissimo scendere la ghiaia. Succede. Soprattutto a noi. Disattiva le X-ray. Ok. Oh, basta, non c'è più niente. Aspetta. Qua avanti c'è altro ferro. Ma non andiamo a prenderlo fino Sì, perché? a... Non puoi. Oh, stupido coso. Vabbè, come se il ferro fosse una roba di cui non si può fare a meno. Ma il ferro grezzo ha qualche utilità? Secondo me no. È tanto per farti sprecare il carbone per estrarlo, secondo me. Io sono sempre stato convinto che quello di Minecraft, non so, avesse qualche problema mentale. Possibile. Che fa un mondo tutto a cubetti. Allora, boh, torniamo a casa e basta. Basta! Scusa, ma guarda quanto ferro che c'è! Sì, ma lo trovi ovunque, cioè, scusa, eh. Scusa, tu prima dicevi, io ti dicevo, ho trovato tanto carbone, il carbone lo trovi ovunque, ho trovato tanto ferro, il ferro lo trovi È il ovunque. diamante che non trovi. E che è quello che ti serve di più, infatti. Ricordati, quello che trovi più spesso è quello che ti serve di meno. Bombast, destra, sinistra. Avanti, marcia. Notare che abbiamo attiva anche sì la... Per chi se lo stesse domandando, abbiamo attiva la visione notturna.
per chi non lo sapesse, questo qua si mette un visore infrarossino. Sì. È vero, magari se attivi l'inventario vedi la tua faccia col visore infrarossi. Vedere? Ma niente. Niente. Vabbè, la visione notturna così. Basta. Guarda quanto carbone che c'è. Non serve a niente. Adesso ritorno. Se tu vuoi fare la casa piena di... piena di torce, sì, vabbè. Il carbone che c'è. Non scavare sopra la tua testa. Non sopra, ecco. No, perché siamo nella zona ghiaia. Non so se ho reso l'idea. In realtà sarebbe spiacevole perdere in modalità estrema per colpa della ghiaia. Come diceva Jacopo, io odio la ghiaia. Ma tutti la odiamo la ghiaia. Non serve a niente. Oh, è vero, ci vorrebbe una tabella di craft che spiega ad esempio a cosa servono la ghiaia e il ferro non raffinato. La facciamo noi. Allora, la prossima puntata vi spieghiamo tutto a cosa serve. Sai tornare a casa, giusto? No, no. Attiva le crate dove ci sono le... dove ci sono le torce. No, non è difficile. Allora, attiva le X-ray. Guarda intorno. Ah, ok. No, non scavare, non scavare, non scavare, non scavare, non scavare. Oh, ma aspetta. Ti stai perdendo. Non scavare! Perché devi scavare? Perché? Faccio la via più veloce. È stupido. No, siamo sotto il livello, siamo sotto il livello, siamo sotto il livello, siamo sotto il livello. Stai scavando sopra la tua testa. Lo so, No. No. Aia. Lo so che è a rischio. Ah no, aspetta, qua, allora qua c'è del carbone. No, allora, aspetta. Wolf. No, ti spie- adesso ti spiego. Vai così, vai così. Siamo più o meno. Ottimo. Siamo dentro casa nostra. Chiudere tutto. Disattivare il visore infrarossi. Ci possiamo andare. Ok. Allora adesso. Si sa più cavoli con. Ecco, adesso se si spawnano dei mostri lì dentro io mi incavolo con te. Però aspetta, però qua aspetta, dobbiamo riprogrammare tutta la nostra casetta. La facciamo più profonda già che abbiamo scavato. Prima che poi iniziano a spawnarsi i mostri. Tu non lo sai, ma col visore infrarosso comunque rimane buio, eh. Lo so. Questo non mi piace tanto il visore infrarosso. Allora, no, aspetta. Direi poi... che è larga abbastanza, eh. No, facciamo ancora un pochettino più lunga. No? Adesso il problema è che qua dobbiamo chiudere tutto. Sbagliai. Pietrisco qua e qua, facciamo così. Ok, allora adesso... ok. E adesso qua ci sistemiamo la nostra... dobbiamo utilizzare di meno le mod in futuro, perché non è leale. In futuro utilizzeremo Chat Engine, che ci duplica tutti gli elementi. Poi vi spiegheremo tutto su come usare Chat Engine, magari facciamo... è vero, ma se tu, stavo pensando una cosa, se tu rompi una cassa piena di roba, la roba tutta dov'è? La roba, te la dirò. E quindi esce dalla cassa e la prendi direttamente. Se non ci sta nell'inventario, cazzi tuoi. No, poi dobbiamo trovare... allora, no, aspetta, qua dietro ci facciamo un letto, un'altra cassa e poi le altre cose le lasciamo davanti. Sì, qua facciamo lo spazio casse col letto e là facciamo l'inventario in cui... no, vabbè, adesso direi di chiudere qua perché ormai è tempo... no, almeno rendi quadrata la casa, almeno giusto sto pezzetto finale. Giusto per far vedere agli utenti che non lasciamo mai lavori a metà. Non attivare le X-ray. Perché? Così bene. Fa schifo. Se te la usi sempre. No, mai usata io. In tutta la mia vita io non l'ho mai usata. Probabilmente Jacopo B lo vedrete in politica. Che battuto. Meravigliosa. Vabbè, insomma, a questo punto chiudiamo qua. Bella a tutti da Wolf, da Jacopo B. Alla prossima puntata. Chuck Norris.